Il Fano batte al Mancini l'Avezzano terzo in classifica con una prestazione di grande intensità agonistica che impedisce agli abruzzesi di sfruttare le proprie armi migliori e regala a Cornacchini il primo successo sulla panchina granata. Scelte coraggiose, quelle del tecnico di casa che, costretto a fare a meno di Pensalfini indisponibile, rinuncia in avvio alle geometrie di Gonzales e sceglie di schierare in attacco al fianco di Tencorang Koulibaly, arrivato in settimana, mentre dall'altra parte Ferrazzoli lascia in panchina Angelilli per De Silvestro, dirige Meta di Vicenza. L'Alma è aggressiva fin dal calcio inizio con i marsicani che provano a contendere ai padroni di casa il controllo del gioco, ma sono costretti a tenere il baricentro basso e la grande pressione dei granata viene premiata al 14° con il gol del vantaggio proprio del nuovo arrivato. Rimessa lunga in area da destra con Tencorang che riesce ad accomodare il pallone per Koulibaly, bravo a piazzare la zampata con un rasoterra forte e preciso che supera Cultrario per l'1-0. L'Avezzano prova subito a reagire, ma la gara prende il verso più gradito ai granata che vanno vicini al raddoppio, superato il quarto d'ora con la bella imbucata di Calombo. Zanni ritarda però la conclusione e poi prova a servire Tencorang, ma la difesa marsicana riesce a chiudersi. Grintosi e determinati padroni di casa limitano con costanza i rifornimenti ai pericolosi attaccanti abruzzesi e, dopo aver evitato rischi, tornano ad affacciarsi minacciosamente in avanti al 29°. Koulibaly apre preciso a sinistra trovando Zanni che aggancia bene e stavolta prova la soluzione personale. Cultrario chiude mandando in angolo. L'Avezzano prova timidamente ad alzare il baricentro, ma trova il modo di farsi vivo dalle parti di Guerrieri solo al 34°, con un corner da sinistra su cui prima Mancini poi Urbinati allontanano i tentativi delle torri abruzzesi. I padroni di casa controllano senza particolari affanni, sfiorano il 2-0 al 38°. Tencorang, favorito da una serie di rimpalli, trova il modo di concludere col sinistro, ma da buona posizione manca il bersaglio. La grande determinazione dei padroni di casa non consente ai neroverdi di ragionare per creare minacce, ma a permettere agli abruzzesi di raggiungere la parità. Arriva al 42°, l'errore di Guerrieri che consegna sul rinvio il pallone a Senesi, bravo a intercettare sulla tre quarti, trovando poi lo spazio per liberare un destro imprendibile per l'estremo difensore di casa, firmando l'1-1. L'Alma reagisce rabbiosa, ma gli abruzzesi contengono e si va all'intervallo sull'1-1. Dopo il riposo il Fano si ripresenta in campo subito aggressivo e propositivo e dopo 4 minuti Tencorang spreca malamente un pallone arrivato da destra calciando tra le braccia di Cultrario. Il 9 di casa però si fa perdonare subito dopo, scattando sul filo del fuorigioco sul lancio di Zanni e superando dopo l'ottimo controllo il portiere avversario con un preciso lob che si insacca in rete per il 2-1 che fa esultare il Mancini. L'Avezzano non ci sta e torna ad affacciarsi in avanti all'11°, quando Allegrucci si fa prendere in controtempo permettendo a De Silvestro di arrivare in area di rigore per tentare la conclusione verso l'angolo alto che però non c'entra la porta. Passato lo spavento, il Fano riprende a manovrare con gli abruzzesi che non riescono invece ad essere incisivi e dopo l'ingresso di Padovani per un esausto Koulibaly, i granata vanno vicini alla terza rete con Tencorang che sulla sponda del compagno si libera al limite cercando il rasoterra angolato. Cultrario fa buona guardia e manda in corner. L'Avezzano prova ad aumentare il peso offensivo senza troppa convinzione, mentre il Fano ci crede al 26°, si porta sul 3-1 ancora grazie a Tencorang che raccoglie l'invito di Padovani e stavolta non lascia scampo al portiere avversario infilando l'angolino basso. L'Avezzano prova in ogni modo a tornare in partita, ma i ragazzi di Cornacchini controllano con calma ed attenzione, facendo spegnere la sfuriata dei neroverdi che con il passare dei minuti perde intensità, riuscendo a creare un unico vero pericolo in pieno recupero con Ortolini che dal limite ci prova col destro, ma Guerrieri risponde presente e devia in angolo in tuffo, spegnendo le ultime speranze dei marsicani che permette al Fano di conquistare 3 punti fondamentali per la classifica ed il morale, chiudendo l'ultima gara del 2023 al Mancini tra gli applausi dei propri sostenitori.